Sono stati giorni, quelli appena trascorsi, che hanno visto a Gubbio tanti giovani arrivare da ogni parte del mondo grazie ai progetti dei club Rotary e Lions. Grande occasione per i protagonisti di conoscere l'Italia, ma anche di conoscersi a vicenda e di imparare la bellezza della convivenza pacifica tra diverse culture e religioni. Il Lions Club Gubbio Host ha infatti di nuovo ospitato giovani provenienti da Brasile, Turchia, Finlandia, Norvegia, Israele, Taiwan, Messico e Canada, per il progetto denominato Campo Amicizia, che ogni anno fa tappa anche in Sardegna e nel Lazio. Come ogni anno, il primo in service del Presidente è proprio quello di accogliere i ragazzi provenienti dal Campo Amicizia. Siamo felicissimi di far conoscere la nostra bellissima città di pietra ed ora li porteremo anche a fare un giro molto più per tutte le caratteristiche vie della nostra città, chiaramente partendo dalla nostra piazza principale, che è quella del Piazza Grande, con il bellissimo nostro Palazzo dei Consoli. First of all, I want to thank... Desidero ringraziare il Lions Club per l'accoglienza che abbiamo ricevuto in questo periodo di soggiorno presso il campo e siamo rimasti affascinati da questa città di pietra, città medievale, delle sue abitazioni e le strade. Ma anche il Rotary Club di Perugia per un intero mese ospita 10 ragazzi che non potevano non visitare anche le bellezze di Gubbio. Così tra una lezione e l'altra all'Università per Stranieri sono arrivati in città anche giovani rotariani provenienti da Algeria, Argentina, Armenia, Croazia, Grecia, Iran, Messico, Serbia, Thailandia e Ungheria. Il Rotary Club Perugia già 62 anni fa ha iniziato questa bella tradizione di ospitare di ragazzi che provengono da tutto il mondo per studiare la lingua e la cultura italiana. Appunto quest'anno è il nostro 62esimo corso e anche quest'anno abbiamo ragazzi che vengono da 4 continenti, 10 ragazzi che tra di loro parlano italiano, che studiano italiano, che conoscono culture diverse, che hanno la possibilità di conoscersi anche tra di loro e quindi di avere un rapporto molto positivo rispetto alle varie culture italiane.